Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Io sono vestita come nel video precedente perché appunto vi ho già spiegato più di una volta che registro i più video al giorno perché lavorando appunto recupero così. Insomma, però comunque, bando alle ciance. Allora, oggi vi parlo di prodotti di Hello Body. Allora, li ho provati per un paio di mesi e devo dire che mi ci sto trovando strabene. Inizialmente ero un po' scettica, nel senso che vedendo tutte le influencer così che li provavano, avevo pensato magari fanno solo per le visualizzazioni, e invece mi hanno stupito questi prodotti in modo positivo. Perché cioè, hanno proprio degli effetti davvero magnifici sulla pelle. E partiamo appunto con questo che ho in mano, che è lo scrub, che allora, intanto io ho preso la linea Rose Effect, che vi ho già fatto vedere anche su Instagram in delle stories che avevo fatto tempo fa, e tra l'altro l'avevo presa davvero da poco, da qualche giorno, e appunto li stavo provando, vi avevo detto che vi avrei fatto la recensione, infatti eccoci qua. Allora, questo è uno scrub esfoliante, e appunto lo uso quando devo appunto farmi lo scrub. Dopo la detersione mi faccio un bello scrub, e devo dire che esfolia davvero molto bene. Oltretutto questi prodotti sono prodotti naturali, e quindi sono top anche per questo, e devo dire che funzionano davvero bene. Poi, dopo lo scrub, passo al tonico, sempre della stessa linea, che è un tonico a spray praticamente, che mi spruzzerò anche adesso. Bello frasco, tra l'altro, e ha un profumo di rosa pazzesco. Questi prodotti, cioè, se non li avete mai provati, secondo me dovete provarli. E tra l'altro poi vi spiegherò anche che sono stata fortunata perché non li ho comprati sul sito, ma alla fine poi ve lo dirò. Appunto, questo è il tonico, appunto spray, e è ottimo anche per rinfrescare la pelle durante il giorno, specialmente in estate, adesso che arriva la bella stagione. Comunque, se volete portarvelo anche in borsa, come vedete non è eccessivamente grande, e potete portarvelo in borsa e spruzzarlo all'occorrenza, e funziona anche questo davvero bene. Poi io alterno questi due prodotti, che sono un siero e appunto il fluido idratante, che uso appunto come crema. Questo qua lo uso la sera, questo qua invece lo uso di giorno. Allora, questo qua che uso la sera è appunto un siero che rende la pelle anche più luminosa, più idratata e tutto. E bisogna lasciarlo in posa per 10 minuti, cioè in posa, dovete massaggiarlo per circa 10 minuti. E appunto, infatti c'è scritto, anche questi sono tutti prodotti appunto di origine naturale, quindi, e a parte che hanno un profumo pazzesco. Sono buonissimi e credetemi, funzionano anche bene, però comunque devono essere fatti con un uso continuativo, cioè non è che potete provarli per una settimana e poi non vi aspettate dei risultati, capito? Dopo una settimana dovete comunque continuare a utilizzarli per un bel po' di tempo per vedere comunque gli effetti. Infatti io l'ho utilizzato per 2 mesi e sto continuando a utilizzare perché mi trovo bene. E quindi passiamo al il fluido idratante. Sì, lo sto dicendo, oggi non ci sono, sono stanca, ho lavorato stamattina, quindi. Allora, questo va bene sia per il giorno che per la notte, però comunque io facendo questo alla sera evito di fare questo. E appunto questo qua è un fluido idratante che appunto va a idratare la pelle. E niente, rende la pelle super morbida, super liscia, e la va anche in un certo senso a illuminare.
quindi secondo me è top. Io vi parlo della mia esperienza personale e gli effetti che ho trovato io e di cui sono molto contenta. Poi passiamo all'ultimo step che io vado a fare, che è il contorno occhi. E questa invece è un'altra linea, perché è la linea Cara Look che ho trovato ed è una crema per occhi illuminante che io, come sapete, come vedete, sono senza trucco. Come vedete, sono un panda vivente. E appunto questa crema qua è pazzesca perché va ad illuminare, avendo delle piccole, non so se si vedranno, ma non credo che si vedranno. Intanto questo colore qua, che è un colore che sembra quasi un correttore, diciamo, ha delle piccolissime impercettibili, infatti non penso che si vedranno in questo modo, aspettate, non penso che le stiate vedendo, comunque ha delle perlescenze che vanno proprio ad illuminare tutta la zona del contorno occhi. E quindi è pazzesco e per noi discendenti dei panda è una cosa pazzesca. Non so quante volte avrò detto pazzesca, però vabbè. E comunque mi ci trovo da Dio. Questo qua penso che quando la finirò la ricomprerò sicuramente. Poi, ultima cosa che vado a fare una volta a settimana è la maschera. E ho preso questa qua, la Coco Wow, che ne ho sentito parlare tantissimo, quindi sono stata curiosa e l'ho voluta provare, è questa qua, rosa, diciamo, rosina. E appunto la faccio una volta a settimana. E questo è già il secondo barattolo che le compro, perché comunque, essendo una crema, va messa. Infatti c'è scritto anche di mettere un bello strato, cioè un abbondante, però nel senso un bello strato che si veda, e lasciarlo in posa per circa 10-15 minuti. Dopodiché la pelle è una cosa magnifica perché è idratata e comunque abbiamo tolto molte impurità perché mi sembra che sia all'argilla, se non ho letto male. No, c'era scritto sulla confezione, non su qua. Però comunque mi sembra che sia all'argilla rosa, se non sbaglio. Comunque vabbè. Se volete comprarla andate a informarvi bene e informatevi anche sul vostro tipo di pelle, perché io vi parlo per la mia esperienza personale, per il mio tipo di pelle, questi prodotti vanno benissimo. Poi, magari se avete la pelle diversa dalla mia, magari questi prodotti non andranno bene. Quindi vi consiglio di informarvi bene su questo. E parlando comunque del prezzo, allora, questi prodotti normalmente hanno un prezzo comunque non altissimo, però diciamo che non hanno un prezzo bassissimo, cioè non sono le creme che trovi al supermercato, ecco, quello intendo. Io le ho comprate su Vinted e praticamente nuove, mai usate, erano tutte imballate con la propria scatola, eccetera. E ho preso i quattro prodotti della linea Rose. Praticamente Rose, come l'ho detto, non lo so. Infatti è Rose Extract, Rose Velvet, Rose Divine, Rose Breeze, come ho detto. Comunque la linea rosa, della rosa, scusate. E questi qua li ho pagati tutti e quattro 30 euro. Se voi andate a vedere sul sito, mi sembra che quattro prodotti di questi vai a pagare, mi sembra, 100 euro. Quindi per dei prodotti che erano praticamente nuovi, perché la venditrice appunto mi ha spiegato che aveva ricevuto doppi prodotti, quindi gli stessi prodotti uguali, e quindi questi qua ha deciso di venderli comunque a un prezzo, dato che gli erano stati regalati, ad un prezzo diciamo accessibile, anzi molto accessibile, scontatissimo secondo me, e quattro prodotti appunto della linea della rosa, 30 euro, e questa qua invece, la crema del contorno occhi, che non so se metterà a fuoco, probabilmente no, però vabbè. Questa qua l'ho pagata 10 euro e sul sito mi sembra che ci sia sui 24 o 29, non mi ricordo, comunque quasi 30 euro mi sembra. E stessa cosa per questa, anche questa l'ho pagata 10 euro, erano tutte nuove con la propria scatola, anche queste tutto nuovo. Mai usate, sì, cioè comunque si vede se un prodotto è usato o meno.
E devo dire che penso che comunque, se troverò appunto altri prodotti di questa linea, così di questo marchio, penso che li comprerò lì. E a meno che non ci siano, sapete che le influencer a volte ti danno lo sconto, ti danno un codice sconto in pratica, nel quale tu puoi acquistare, magari il carrello si dimezza. Però secondo me è meglio acquistarli su Vinted perché paghi ancora meno. Quindi vabbè, comunque questo era un preambolo. E, mi raccomando, se cercate questi prodotti, provate a guardare magari su Vinted perché magari trovate delle offerte niente male. E questo era per quanto riguarda la pelle, il beauty. E adesso andiamo a parlare invece di capelli. Aspettate un secondo, rieccomi tornata. Allora, stavamo dicendo, parliamo di capelli. E ho voluto provare la linea, cioè la linea, il marchio Mermaid and Me. E devo dire che anche con questo marchio mi sono trovata molto bene. Salvo, devo dire, il balsamo. Non mi sono trovata tanto, cioè non che sia un balsamo, cioè che non vada bene. Però per il mio tipo di capelli, che hanno bisogno di tanta idratazione, perché io li massacro sempre i miei capelli, lo sapete anche voi, tra tinte, robe varie, io ho bisogno di molta più idratazione. E questa linea qua, per i miei capelli, va bene, ma non benissimo, e quindi voglio provare un'altra linea, che questa qua è la linea Claire Citrus, o Citrus, adesso non so come si pronunci, che è questa linea qua, appunto. Mi sembra che sia al pompelmo, se non ho letto male. Non c'è scritto, cioè c'è scritto in inglese, ma non mi pronuncio perché sennò non so che video passo video. Vabbè, comunque c'è. Allora, shampoo, balsamo e la maschera. E, sempre tutto della stessa linea, ho voluto provare. La maschera devo dire che funziona benissimo, perché mi sono trovata davvero bene. È una maschera pre-shampoo, quindi si fa prima dello shampoo e poi successivamente si fa lo shampoo e il balsamo. Devo dire che quando non, perché non è che la faccio tutti i giorni la maschera adesso, quando non la uso, il risultato è meno efficace secondo me rispetto a quando usi la maschera. E infatti cerco di farlo almeno una volta a settimana la maschera, quando comunque ho tempo, quindi preferisco farla magari nel weekend piuttosto che quando sono di riposo, comunque mi dedico un po' a me e quindi faccio anche la maschera. Allora, non mi vengono le parole, addio. Allora, complessivamente i prodotti vanno benissimo perché mi ci sono trovata benissimo perché idratano, almeno lo shampoo idrata da Dio, secondo me. Il balsamo un pochino meno, però comunque vado a compensare con la maschera che faccio una volta a settimana e invece il balsamo comunque lo finirò, però non credo che questo qua di questa linea lo ricomprerò. Comunque voglio provare anche la linea l'ibisco, mi sembra, ibiscus qualcosa, non mi ricordo adesso come si chiama. Voglio provare anche quella e adesso vi dirò i prezzi perché anche questi prodotti li ho trovati su Vinted e ho trovato la combo di shampoo e balsamo. Aspetta, quanto lo pagano? Non mi ricordo. Mi sembra 20 euro se non erro. Comunque poi vi metterò i prezzi giusti nell'info box. Comunque mi sembra 20 euro. Oltre le spese di spedizione, ovviamente. Quindi è un ottimo affare. Prodotti, come dicevo prima, anche per i beauty nuovi, quindi top. E invece la maschera mi sembra 13 euro, che sul sito comunque l'ho andata a pagare, mi pare 20-30 euro, 20-30 euro, adesso non mi ricordo. Comunque, anche comunque i prodotti di Mermaid & Me le è andata a pagare sul sito, le è andata a pagare di più. Quindi un'altra volta vi consiglio, se volete acquistare questo tipo di prodotti, questo tipo di marchio, di guardare anche su Vinted, perché a volte ci sono le ragazze, anche francesi, così, che li vendono perché magari ne hanno una doppia linea, comunque li hanno regalati, non vanno bene,
in questo caso la ragazza che me li ha venduti diceva che non andavano bene per il suo tipo di capello e quindi me li ha venduti e niente. Io vi saluto qui, questa era una recensione fatta un po' così, però era una recensione, era la mia esperienza personale, voi potete pensarla come volete su questo, e, cioè, comunque fatemi sapere anche voi se avete acquistato questi prodotti e come vi siete trovati. Io vi mando un grosso bacio, mi raccomando seguite il mio canale e seguitemi anche su Instagram, lasciate like e iscrivetevi, mi raccomando. Ciao! Buongiorno ragazze, o comunque buonasera, perché ormai saranno le 8 e passa. Allora, oggi volevo parlarvi, scusate se mi metto così, ma sono sul letto, quindi sono stanca. Vabbè, comunque, volevo parlarvi appunto del sito, perché io ho fatto tanti acquisti, vi ho fatto vedere le cose che ho comprato su Vinted, però non vi ho mai spiegato insomma come funziona il sito se tu vuoi vendere. Perché io ve ne parlo come acquirente, ma io ho anche venduto cose su Vinted e sto continuando a venderle perché ce le ho appunto sul mio profilo e man mano che vendo le cose poi ne metto altre perché ho una carrellata così di vestiti, l'avete visto anche voi nel decluttering dell'armadio, da vendere e quindi man mano che smaltisco poi metto sul sito altre cose. Comunque il sito come funziona? Voi caricate, è semplicissimo, caricate le foto dei prodotti che volete vendere, stabilite voi il prezzo e se volete mettere magari un boost, come si dice che è praticamente più visibilità del tuo armadio, mi sembra che pagate 6 euro, una roba del genere, adesso non mi ricordo perché l'ho fatto solo una volta. E niente, vi rimane per una settimana questo boost dove avete più visibilità del vostro armadio e quindi più gente che visualizza i vostri prodotti e avete più possibilità di vendere, questo è praticamente. Niente, come funziona? Vi contattano tramite messaggio le persone interessate e magari vi fanno anche un'offerta del prodotto. Allora, io non sempre accetto l'offerta perché comunque metto già i prodotti ad un prezzo molto molto basso, perché si parla di qualche euro, cioè nel senso, per dire, adesso ho venduto un completino che magari vi metto qua, vi faccio vedere la foto, un completino composto da una giacchettina e una minigonna color verde menta, comunque per Tiffany, diciamo, l'ho venduto a 6 euro, un completino del genere, a 6 euro non lo trovate da nessuna parte, penso. E tra l'altro quel completino lì l'avevo pagato, mi sembra, 40 euro all'epoca. Non l'ho mai indossato, devo dire la verità, forse la giacchina una volta l'ho indossata, ma la gonna non l'ho mai indossata, perché poi provandola mi sono resa conto che in vita, essendo che io ho una vita molto, cioè qui molto sottile, perché faccio praticamente la clessidra, la gonna mi stava un pochino larga qua, e avendo questo problema, cioè problema, io che ho un problema, per me non è un problema perché a me piace il mio corpo, mi piace, ci convivo e ci sono abituata, l'ho venduto per quello, insomma, e l'ho venduto a poco prezzo e appunto la ragazza me l'ha comprato a un prezzo stracciato perché l'ho venduto a 6 euro più spese di spedizione. Allora, le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente, insomma, non del venditore, quindi voi non pagate niente, insomma, se vendete un prodotto, ma ci guadagnate e basta. Cosa succede? Che quando il cliente compra il prodotto, qualsiasi cosa, perché ormai su Vinted si vende di tutto praticamente, cosa succede? I soldi che vi dovrebbero salire vanno nel vostro saldo, ma in sospeso, finché l'acquirente non riceve il prodotto, cioè non va a ritirare il prodotto nel punto di ritiro, perché sapete che c'è il punto di ritiro, se non lo sapete adesso l'avete scoperto.
ci sono i punti di ritiro di UPS, che praticamente sono dei posti in cui andate a ritirare i pacchi senza che vi arrivino a casa. E forse anche è comodo da una parte e scomodo dall'altra, perché è comodo che magari se voi non siete in casa, vi suona il corriere e non vi trova, invece nel punto di ritiro potete andare a ritirare quando comunque avete tempo, siete a casa, cioè comunque dopo il lavoro magari, perché a me mi capita molto spesso che magari quando lavoro la mattina dopo il lavoro alle 11:30 vado a ritirare il pacco e poi comunque li conosco ormai, ormai loro conoscono me con tutti i pacchi che ho ritirato e quindi diciamo sono una cliente affezionata. E niente, voi andate a ritirare il pacco, cioè loro vanno a ritirare, scusate, loro vanno a ritirare il pacco, non so che cazzo c'ho oggi. Finché loro appunto non vanno a ritirare il pacco e dicono che è tutto a posto, che la merce va bene, che non ci sono problemi, a quel punto lì vi salgono i soldi. Se invece loro non dicono che è tutto a posto, perché c'è proprio una casellina con scritto ho ricevuto il prodotto, ma poi c'è anche scritto se è tutto a posto. Se loro invece fanno solo ho ricevuto il prodotto, che cliccano solo su quel tasto, i soldi vi arriveranno 2 giorni dopo, praticamente in automatico, anche se il cliente non dice che è tutto a posto, perché se ce l'ha da 2 giorni vuol dire che è tutto a posto in automatico, quindi vi saliranno 2 giorni dopo, però vi saliranno. E cosa potete fare? Potete praticamente trasferirli sul vostro conto, che sia postale, che sia bancario, che sia quello che volete, però non su, mi sembra non sulle carte prepagate, solo su un conto, quindi un conto corrente, e a meno che non sia, mi sembra, la PostePay con la nera Evolution, che ha anche l'IBAN, forse con quella ve la cavate, non ne sono certa perché io ho il conto, a parte che non li ho mai trasferiti perché li ho sempre usati per ricomprare, che è una cosa molto comoda perché con il saldo puoi anche acquistare i prodotti su Vinted, praticamente non paghi niente, cioè dipende poi da quanto hai sul saldo, non paghi praticamente niente e te li scalano sul tuo saldo che hai, magari ho 10 euro, pago qualcosa, 6 euro più 3 euro di spesa di spedizione e sono 9 euro, ma io avendo 10 euro di saldo, anzi mi avanza 1 euro e non consumo soldi dal mio conto, diciamo, quindi è comodo anche per quello. E io ho fatto tanti acquisti, lo sapete, vi ho fatto anche vedere, e niente, mi ci sto trovando molto bene, salvo qualche caso di acquirenti che lasciamo perdere, perché ve la racconto, ma a pensarci ancora dico, ma che cacchio di gente c'è in giro, cioè sono ancora basita ed è passato un bel po' di tempo, sarà passato un mese. E ve la racconto. Allora, cosa è successo? Ho venduto un paio di stivaletti anfibi, non so se avete presente, sono tipo, per intenderci, come i Dr. Martens, del marchio Piazza Italia, che penso che conosciate tutti, perché è un marchio tipo Zuichi, Terranova, questi qua, insomma, è Piazza Italia. Degli stivaletti anfibi che erano tenuti benissimo, perché io vi assicuro che erano tenuti benissimo, perché li ho usati davvero poco, avevano giusto qualche graffietto dove c'è la parte delle, praticamente adesso c'ho le ciabatte, però la parte qua praticamente, ma è normale perché comunque camminando magari ci si frega incontro e si fa, diciamo, il graffietto, c'era solo quello come difetto, e infatti gliel'ho fatto a questa acquirente, gliel'ho fatto anche vedere in foto, bene, gliel'ho pulita, gliel'ho lustrata con le scarpe lì, e non avevano nessun difetto. Allora, cosa è successo? L'acquirente, che io non farò nomi né niente perché non posso farli ovviamente, l'acquirente ha comprato gli stivali, ovviamente dopo una lunga conversazione, perché lei voleva le misure, voleva, cioè comunque mi ha fatto una serie di domande che mi ha anche, diciamo così, però io ho risposto perché sono una persona educata, cioè se hai un problema così ti rispondo, nel senso se hai delle richieste
li esaurisco, se posso ovviamente. Cioè, e niente, lei alla fine le ha acquistate, tutta contenta, tutta felice, anche io ero tutta contenta, cioè, perché comunque lei nel discorso mi fa, guarda, ti faccio vedere che cosa mi è successo l'ultima volta che ho comprato degli stivaletti simili qui sul sito. E mi ha mandato una foto degli stivaletti anfibi che praticamente non avevano, cioè non è che non avevano la suola, era praticamente staccata dalla scarpa, insomma. Cioè proprio del tutto staccata, c'era la suola qua e lo stivaletto qua, insomma. E al che sono rimasta basita e faccio, ma come te le hanno vendute queste scarpe? Scusa, cioè, cioè se proprio devi buttare, nel senso che poi non è che le ha pagate, cioè non le ha pagate tanto, però comunque io se compro una cosa anche da poco prezzo mi aspetto che comunque quella cosa sia, ok, usata, ma decente. Vabbè. Mamma mi ha detto, io gli faccio, guarda, ti assicuro, anzi ti mando le foto della suola e tutto, è tutto a posto. E lei alla fine poi le ha comprate. Niente, gli arrivano dopo qualche giorno, perché comunque ci vuole qualche giorno, gli arrivano e lei è tutta contenta, mi fa, guarda, sono arrivate, le ho provate, è tutto a posto. Dopo qualche ora, sarà state, boh, non so adesso, 3-4 ore dopo, non lo so. Comunque lei aveva cliccato sul tasto tutto a posto e io avevo ricevuto i soldi, che gliel'ho venduta a 3 euro quegli stivaletti, lì pagati 30 euro, quindi cioè un prezzo stracciatissimo, anzi regalato si può dire, con, mi sembra che le spese di spedizione avevo messo, mi sembra, 99 centesimi, quindi 4 euro ha pagato in tutto, ok? E praticamente dopo qualche ora mi manda un messaggio con la foto degli stivaletti che si era staccata la suola, praticamente la stessa cosa che era successa alla foto che mi aveva mandato. Anche io sono rimasta basita ancora di più e praticamente mi ha mandato un messaggio con scritto, guarda, ti assicuro che le ho messe pochissimo e cioè non mi è mai successa una cosa simile, nel senso, cioè neanche dopo qualche ragazzo. E niente, comunque lei voleva chiedere il rimborso, voleva chiedere il rimborso. Il problema è che il rimborso non lo puoi ricevere se stai clicchi tutto a posto. E comunque lei ha fatto la furba, perché ve lo dico io che ho fatto la furba, perché io non mi sognerei mai di vendere una cosa se non fosse in condizioni perfette, perché non avrebbe senso. E poi a parte che te le ho vendute a 3 euro, e già, vabbè, che c'entra. Perché non è che ci voglio guadagnare, voglio togliermi solo qualche sfizio su Vinted, non è che ci voglio guadagnare i soldi e imbrogliando la gente, perché non è proprio il mio obiettivo. Anzi, il mio obiettivo, come sapete, era togliermi quella montagna di vestiti che avevo, che erano tutti, come avete visto anche voi, tutti tenuti bene, con nessun tipo di difetto. Erano cose che non mettevo, inclusi questi stivaletti, magari voi non l'avete visto, adesso non ho più le foto, però... vi assicuro che le suole erano perfettamente integre. Mi ha mandato queste foto, al che io gli ho detto, secondo me te stai facendo un po' la furba, perché non è possibile che ti sia successa la stessa identica cosa con le scarpe che ti ho venduto anch'io. Non è possibile, secondo me è stata lei a tagliarle, a togliersi, perché lì è proprio una cosa molto forzata, cioè non è possibile che si stacchino da soli delle suole così, cioè perché, anche perché sono proprio cucite a mano e incollate quelle suole lì, come, cioè a meno che non le tagli tu o non, comunque non le togli con la forza, quelle lì non si staccano, quindi secondo me te stai facendo la furba. Al che lei mi ha risposto, io aspetta, cos'è che mi ha detto, non mi ricordo, mi rivolgerò comunque al servizio clienti. Non sei stata corretta, bla 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 bla. No, guarda che sono stata correttissima, gli ho detto, ti ho venduto un articolo che è uscito da qui, che era decente, anzi era perfetto, e secondo me sei stata tu a togliergli le suole, perché non è possibile. Al che, dopo qualche giorno, mi è arrivato un messaggio, perché comunque avevo fatto, una cosa su Instagram, una story su Instagram, di questa cosa qua, mi è arrivato qualche messaggio che ho scritto, guarda che non so se è la stessa persona, perché io appunto non ho fatto nomi, se è la stessa persona, però guarda che ha fatto la stessa cosa anche con me,
Cioè, io gli ho venduto un paio di scarpe e mi ha mandato la foto, questa ragazza qua. Gli ho venduto un paio di scarpe che, come puoi vedere dalla foto, erano perfette. E dopo che le ha ricevute e tutto il resto, dopo qualche ora, qualche giorno, mi ha scritto la stessa cosa. Mi ha scritto che le scarpe avevano questo difetto, che si era staccata la suola di nuovo. E niente, sarà pratica, sarà lamentata. Lei fa, secondo me, questa persona, che non faccio nomi, fa la furba perché vuole chiedere il rimborso. Solo che ha avuto la fregatura con me, che evidentemente non si è accorta, cioè non ci ha pensato prima, ha cliccato tutto a posto, quindi la fregatura te la sei presa tu bella, perché adesso il rimborso non lo puoi più chiedere, anche se ti rivolgi comunque al servizio clienti. Il servizio clienti dice: bella, tu hai scritto tutto a posto, quindi per noi è tutto a posto, non c'è bisogno di chiedere nessun rimborso. Quindi boh, vedete un po' voi, io sono ancora basita, sono ancora incazzata nera per questa cosa qua. Qua c'è la roba, esce qua, ci sei, però vabbè, dettagli. E niente, scusate per sto spiegone, ma mi sono venuta a sfogare un po' con voi. Fatemi sapere voi che cavolo ne pensate, perché io non so più di cosa pensare di queste persone. Come l'ultima volta che vi avevo raccontato sempre riguardo Vinted, un'altra cosa che vabbè. Quella lì però era una cosa da niente rispetto a questa. Vabbè, io vi saluto perché non ho più la voce per parlare e mi raccomando, commentate e se avete avuto magari la stessa esperienza o un'esperienza simile, scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram, vi obbligo, mi raccomando, dopo questo spiegone vi obbligo. Va bene, ciao!